tutti, bentornati nell'angolo di Silvia e benvenuti al terzo giorno del Bookmas. Oggi parliamo di TBR, ovvero tutti i libri che voglio leggere nel periodo natalizio, quindi durante tutto il mese di dicembre. Allora, vi avevo detto che nel video di oggi avrei spacchettato l'ultimo libro che mi doveva arrivare con l'ordine che abbiamo fatto su Amazon. Se non sapete di cosa parlo, vi lascio qua su nelle schede e giù nell'info box il primo video del Bookmas. Però purtroppo ci sono stati molti ritardi e ad oggi il pacchettino ancora non mi è arrivato, ma ho urgenza di girare questo video, quindi quel pacchettino lo vedrete sicuramente spacchettato in un prossimo video. Ve lo farò appunto vedere prossimamente perché ad oggi ancora non mi è arrivato. Mi dispiace moltissimo perché appunto ci tenevo a farvelo vedere almeno nella mia TBR, ma così non è. Comunque al massimo vi lascio qui una foto del libro appunto in questione, che fa parte del video del primo giorno di Bookmas. Comunque, che cosa vado a leggere in questo periodo natalizio? Io solitamente tutti gli anni faccio letture a tema, ovviamente storie ambientate nel periodo di Natale. Quindi bene o male sono sempre storie, romance, young adult, ambientati proprio pochi giorni a Natale. Per esempio il primo libro che sicuramente devo leggere, perché fa parte del mio book club che ho aperto, se non sapete di cosa parlo vi lascio anche questo video su nelle schede o giù nell'info box, ho aperto L'angolo della Christie, che è praticamente un book club dedicato a tutti i libri di Agatha che mi piacerebbe andare a leggere insieme a voi. Il primo libro che ho scelto per questo mese è Il Natale di Poirot, è proprio ambientato alla vigilia di Natale, dove il Simon Lee, questo signore anziano, richiama tutti i suoi figli e tutta la sua famiglia per passare il Natale insieme, ma la vigilia sentiranno un colpo nella sua stanza, lo ritroveranno morto e appunto ci sarà Poirot che indagherà. A me la Christie, voi lo sapete, mi piace moltissimo. Mi piace molto il suo stile, è molto accattivante e coinvolgente, poi io non scopro mai e non capisco mai chi sia il colpevole, quindi anche questo mi stuzzica sempre moltissimo. Sono libri veramente molto veloci da leggere, molto brevi anche perché questo è super giù 200 pagine, ma sono molto scorrevoli. Se avete voglia di far parte del book club, scrivetemelo qua sotto, scrivetemi su Instagram, La Libreria di Silvia, che ovviamente siete tutti i benvenuti. Poi, altro libro che devo leggere quest'anno, che è stato un regalo di Natale dell'anno scorso, è questo libro qui, ovvero Tu sei tutto quello che voglio per Natale, a cura di Stephanie Perkins. Praticamente è una raccolta di 12 storie, tra cui i vari autori sono Holly Black, Gail Forman, Rainbow Rowell, Jenny Han e tanti altri. 12 storie a tema Natale, quindi diciamo una specie di novelle, mi ispira davvero tantissimo e penso che ne leggerò una al giorno oppure due, una ogni due giorni, in modo da comunque tenermi compagnia fino a Natale. Non vedo l'ora perché ho bramato di leggere questo libro tutto l'anno e finalmente è arrivato il momento e mi era stato regalato da mia mamma l'anno scorso, quindi ha aspettato ben un anno prima di essere letto, ma non vedo assolutissimamente l'ora. Come stesso discorso, stessa cosa vale per quest'altro libro qui, ovvero Lettere di Babbo Natale di Tolkien. E mi piace molto questo libricino perché è una raccolta di lettere che Tolkien ha scritto ai propri figli. La prima dice nel 1920 e l'ultima nel 1943. È una raccolta anche di disegni, di cartoline, diciamo. Deve essere molto molto carino e anche questa mi piacerebbe leggerla uno o due al giorno, perché in realtà non so quante sono, però mi ispira davvero tantissimo e deve essere molto molto carino. La prima volta che ho visto questo libro mi pare che era nel canale di Giada, quindi mi ha subito ispirato e anche questo fa parte dei regali di Natale dell'anno scorso, quindi ho agognato praticamente un anno per leggerlo, anche perché mi sembra giusto il momento adesso e non prima. Poi
Andiamo avanti invece con i libri che avete già visto nel primo giorno di Bookmas, che lo trovate sempre su nelle schede o giù nell'info box. Parliamo di Snowwood, Come ti converto al Natale di Nora Cellino. Questa è una storia dove la nostra protagonista odia il Natale, diciamo che è un po' il mood di tanti personaggi all'interno dei libri, soprattutto a tema Natale, odiano il Natale e poi si convertono. Praticamente Nibs, che è la nostra protagonista, odia il Natale, in particolar modo in quell'anno, perché senza lavoro, senza fidanzato, decide di tornare al suo paesino, che è appunto Snowwood, e lì c'è Nolan, che invece lui ama tantissimo il Natale, e cercherà di convertire Nibs, appunto, anche lei ad amare il Natale. Io adoro infinitamente il Natale, è il mio periodo dell'anno preferito. Poi, altro libricino è questo qui, di Medite, di Sybil Davon, anche questo molto molto carino, e praticamente inizia con: a Natale tutto può succedere, persino di trovare il vero amore. Già come incipit ci siamo, perché io adoro proprio le storie, questi romance, a parte che io li adoro tutto l'anno, però con lo sfondo di Natale sono sempre sempre più belli. E qui dice: Kiki è sola alla stazione degli autobus in attesa di partire. Non ha mai amato particolarmente il Natale, è solo un periodo di lavoro ex nella pasticceria di famiglia. Dal canto suo, Christopher, marine di licenza, è sempre stato un fanatico del Natale, ma neppur davanti alla stramba Biancaneve che profuma di zucchero riesce a dimenticare il proprio passato. Due persone alla ricerca di se stesse, un amore fragile e sorprendente quanto un fiocco di neve. Questo è un po' più cicciotto rispetto a tutti gli altri, però non vedo l'ora di leggerlo. Altro titolo che ho preso: Una famiglia per Natale di Ian Northcott. Questa è una storia LGBT tra Rudy e Zach. Zach non ha mai avuto una famiglia tutta sua, ma Rudy ne ha una così grande da poterla condividere. Anche questo come incipit è davvero bellissimo, mi ha ispirato davvero moltissimo. Ero combattuta su due titoli, poi se avete visto il video avete visto com'è andata, e non vedo l'ora perché ho già letto un paio di libri LGBT, ma tema Natale neanche uno, quindi assolutissimamente non vedo l'ora. Essendo tutti libricini piuttosto piccoli, spero vivamente di riuscire a leggerli tutti. Altra copertina meravigliosa, Un angelo per Natale di Irene Pistolato, che è una scrittrice di cui ho già letto un paio di cose, che mi piace molto. Anche questa è una storia veramente dolcissima, molto molto breve perché ha 100 pagine, quindi sarà super veloce da leggere. E praticamente la nostra protagonista deve andare a consegnare una lettera di lavoro molto importante, ma con la macchina scivola e fa un incidente e finisce in ospedale, dove Gabriele, che è miei medico e tutto fare del paese, la aiuterà e da lì scoccherà la scintilla. Quindi non vedo l'ora anche per questo. Poi andiamo avanti con un'altra copertina molto molto bella, che è Un Natale innamorato di Birgit Kluger. Anche questo, come vedete, super veloce da leggere. In questo caso abbiamo Blake e Shelley. Praticamente rimangono bloccati dalla neve dentro un chalet, e quindi devono passare insieme il Natale, e per loro sarà indimenticabile. Bello, 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 bello. L'ultimo libro che leggerò in questo periodo, anzi il penultimo, perché poi appunto dovrò leggere anche il libro che mi deve ancora arrivare, e poi probabilmente ci infilerò in mezzo un libro che mi ha inviato la Always Publishing, che continua la storia di Woods ed Ella di Abby Glynns, quindi credo che intrufolerò dentro anche quel libro lì. Comunque, penultimo libro è questo qui, e io credo che partirò proprio da questo, Un matrimonio a dicembre di Sarah Morgan. Un altro libro meraviglioso, secondo me, perché io adoro Sarah Morgan, ha uno stile così bello, caldo, familiare, avvolgente, e sicuramente sarà meraviglioso. Racconterà la storia della famiglia White, che purtroppo i genitori stanno per separarsi, ma non l'hanno ancora detto alle figlie, e si incontreranno tutti quanti appunto per festeggiare il Natale, e vedremo un po'
come si svolgerà il tutto. La copertina è meravigliosa, ma anche la copertina del libro dell'anno scorso era meravigliosa. Comunque, questi qui saranno tutte le mie letture per il mese di dicembre. Spero di riuscire a leggerli tutti e magari a leggerne anche qualcuno in più. Fatemi sapere voi che cosa leggerete in questo periodo, suggeritemi qualche titolo magari per il prossimo anno, perché io sono solita nel periodo di Natale farmi regalare libri che poi leggerò il prossimo anno. È un po' una tradizione di tutti gli anni e mi dispiacerebbe interromperla proprio quest'anno, quindi suggeritemi voi qualche titolo interessante. Qua sotto, come vi ho già detto, troverete i video di cui vi ho citato, il link di Instagram, la libreria di Silvia, se avete voglia di seguirmi anche lì. Poi troverete anche la lista wishlist di Amazon per vedere quali libri o quali cose mi piacerebbe ricevere a Natale. Detto questo, noi ci vediamo domani con un nuovo video del Bookmas. Ciao a tutti!